Una giurista può arrivare a mettere mano ad un motore diesel marino senza fare danni. Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Buongiorno amici, oggi mi metto davvero in gioco per quanto riguarda la vita in barca e allo stesso tempo devo fare ricorso alle mie migliori tecniche di apprendimento. Mi riferisco al fatto che è ora di fare manutenzione al motore della barca e prima ancora di iniziare i lavori devo capire come si fanno, quindi devo studiare. Il motore diesel della barca è un elemento che, se curato e trattato come si deve, cioè manutenuto con costanza, tendenzialmente non dovrebbe dare problemi, o almeno lo spero. Se invece non si fa manutenzione, il motore potrebbe rompersi magari in mezzo a una navigazione e costare molti soldi. Potrei pagare un meccanico per fare i lavori, ma voglio imparare il più possibile, voglio essere il più indipendente possibile, conoscere al massimo questa barca, anche perché in futuro voglio navigare per periodi più lunghi. Ho già studiato il funzionamento del motore su vari manuali, l'avete visto in altri video, e oggi voglio dedicarmi nello specifico al circuito di raffreddamento del motore, che è il sistema che consente di mantenere relativamente bassa la temperatura del motore ed evitare che il motore si fonda. Quello che devo imparare e fare oggi è cambiare il liquido di raffreddamento del motore. Prima di tutto voglio capirci qualcosa per evitare di fare danni, voglio avere chiaro il quadro di come funziona il circuito di raffreddamento e ripetermelo mentalmente. Cioè vado a fare proprio active recall, come vi ho sempre detto nei video di studio. Per studiare uso il manuale del mio motore e poi questi altri due manuali. Mentre studiavo la teoria, ho identificato i vari elementi e circuiti sul mio motore, in modo da poter seguire il discorso ed imparare davvero. Anche questo è un modo di fare active recall. Ho poi guardato alcuni video su YouTube e letto un po' online, per imparare da chi questo processo l'ha già fatto. Infine, ho preparato il mio piano di battaglia, cioè ho scritto passo passo quello che dovevo fare. Ok, penso che ci siamo. Mi sono fatta un po' di schemi mentali e scritti e ho preparato un documento che salverò su Notion e su Google Drive in cui indico tutta la procedura da seguire per fare questo lavoro, così che in futuro, quando lo dovrò fare di nuovo, non dovrò reperire tutte le informazioni in giro per libri, manuali e su internet, ma avrò uno schema già pronto. Ora scusatevi, uso un attimo per fare active recall e riprendere un po' tutta questa procedura. Per prima cosa devo aprire il tappo del serbatoio del liquido refrigerante che è sopra allo scambiatore di calore. Poi devo svuotare completamente il circuito del liquido refrigerante da 3 diversi punti, 2 ai lati e poi dalla vaschetta di raccolta. Poi devo mischiare la quantità corretta di liquido refrigerante, cioè long life coolant, e acqua demineralizzata, che formerà il mio nuovo liquido refrigerante. Devo chiudere i rubinetti, poi devo versare il mio nuovo liquido refrigerante dentro al serbatoio, piano piano, in modo che non si formino bolle d'aria, che non restino intrappolate. Devo versarne abbastanza fino a farlo traboccare e poi chiudere. Poi devo riempire la vaschetta di recupero fino a full, chiudere anche quella e dovremmo essere a posto. Documentarsi così tanto in realtà significa conoscere tutti i rischi di questa procedura e farsi venire un sacco di ansie. Il rischio più grosso in questo caso è che bolle d'aria rimangano intrappolate nel circuito di raffreddamento e che creino danni enormi al motore non appena il motore va in moto. Che ansia. Va bene, ora iniziamo il lavoro vero e proprio. Ho un po' di ansia, non so se capita anche a voi quando uscite un po' dalla vostra comfort zone. Fatemi sapere nei commenti se vi siete trovati anche voi in una situazione in cui fate qualcosa di completamente nuovo, fuori dalla vostra area di esperienza, e vi sentite un pochino in tensione.
Stavo tirando fuori tutto la corrente e mi è venuto un dubbio, cioè temo di non avere abbastanza acqua demineralizzata per tutto il processo. Ho questi 2 litri, ma temo che non bastino perché la miscela deve essere tra il 30 e il 60% di concentrazione del coolant, l'altra cosa che devo aggiungere. Temo che questi 2 litri non bastino e non voglio iniziare a fare il lavoro se penso di non avere tutto quello che mi serve, perché poi interrompere a metà è sempre un po' un problema. In teoria potrei anche solo aggiungere il liquido che manca, perché ho visto che nel nostro circuito manca un po' di liquido. Potrei semplicemente fare la miscela e aggiungere quel poco che manca, però è sconsigliato utilizzare tipi diversi di long life coolant, quindi quell'altro liquido che devo aggiungere, e non so quale liquido sia stato usato prima dal vecchio proprietario. E poi comunque il liquido perde le sue proprietà nel tempo, quindi è meglio cambiarlo tutto di tanto in tanto. Quindi non so, no vabbè, bando alla pigrizia, voglio fare le cose a regola d'arte. Adesso vado in città e compro quello che devo comprare. Vado a comprare più acqua demineralizzata. I 2 supermercati in cui sono andata erano chiusi, il distributore di benzina che poteva averla era chiuso e quindi niente acqua demineralizzata per il momento. Inoltre si sta anche alzando un pochino di vento, che non è il massimo per il lavoro che devo fare, perché con il vento la barca sbanda, quindi non è completamente orizzontale, diciamo, in asse, e quindi non posso riempire il bocchettone, il serbatoio fino all'orlo, perché altrimenti il liquido fuoriesce. Quindi potrebbe intrappolarsi dell'aria e non è la giornata giusta per farlo, forse. Sa che devo trovare qualcos'altro da fare per oggi pomeriggio, rimandare il lavoro a domani, ma non voglio sprecare la giornata. Ho deciso cosa fare nel pomeriggio, non voglio sprecare la giornata, visto che è bellissima, c'è il sole ed è sabato, e quindi vado ad esplorare un posto nuovo che mi ispira da un sacco di tempo. Si tratta di Castelmola, che è un paesino sul Cucuzzolo dietro a Taormina, che sembra bellissimo. In realtà vi racconto una storiella che è quasi una barzelletta. Ho provato ad andarci già una volta, partendo dalla stazione dei treni di Taormina, che è sul mare. Sono salita su fino a Taormina e poi ho detto, ah, salgo ancora più su lungo queste scalinate, lungo le pareti di roccia, e arrivo a Castelmola. Ho camminato, sono salita su, superato Taormina, continuato a salire quasi allo stremo delle forze, sono arrivata sopra al Cucuzzolo roccioso pensando di essere arrivata a Castelmola. E invece no, era soltanto la parte più alta di Taormina, la parte sopra Taormina. E guardando verso l'entroterra ho visto che la salita verso Castelmola era ancora più ripida, ancora, la strada era ancora più lunga, e poiché era già sera ho dovuto rinunciare. Oggi tento di nuovo, ma ci vado in macchina. Amici, siamo arrivati a Castelmola e questo è il belvedere di Punta San Giorgio, da cui si gode di un bellissimo panorama. E ora vi leggo un po' qualcosa su questo luogo. Da questo punto panoramico, realizzato sull'estremo confine est del Monte Mola, sul costone roccioso a strapiombo sulla via Cuculunazzo, si può contemplare tutta la costa della Calabria che si affaccia sul Mar Ionio, interrotta dal sontuoso castello di Sant'Alessio che domina le spiagge di Letoianni e Spisone. Volgendo lo sguardo in basso si ammira Taormina nella zona di Porta Messina, il teatro antico greco-romano ed il Monte Tauro con il suo castello. C'è una piccola via, andiamo a vedere cosa c'è.
una breve sosta a questo bar, antico caffè San Giorgio si chiama, ed è proprio sulla piazza qui a Castelmola e ha una vista bellissima, cioè da questo tavolino si vede Taormina, si vede la costa calabrese, si vede tutto, è bellissimo. E ci hanno dato, abbiamo preso un caffè macchiato e ci hanno dato anche un assaggio di liquore San Giorgio, che è questo vino liquoroso aromatizzato alle mandorle, delizioso, vi consiglio di provarlo. Ho appena finito di scrivere un po' sul mio blog su Castelmola, su come arrivarci e su cosa visitare se ci andate. Veramente bel posto Castelmola, la sorellina piccola di Taormina. Vi lascio il link in descrizione se volete andare a leggere l'articolo. Ho voglia di pizza e forse a cena andremo da Crescenzio, che è un'ottima pizzeria che c'è qui a Riposto. Ci sono stata 3 o 4 volte e sogno la notte la pizza che fanno lì. Ma prima mi godo questa luce bellissima qui fuori e leggo un po' e vi faccio vedere quello che sto leggendo. Sto leggendo Circe di Madeline Miller, o Madeline Miller, che è un libro sulla famosa maga Circe che abbiamo incontrato tutti durante lo studio dell'Odissea, e ne esplora il lato un pochino più segreto, la sua storia, quindi è un libro tutto focalizzato su di lei. È un romanzo e per ora mi sta piacendo tantissimo, ne ho letto più o meno un quarto e vi farò sapere qualcosa di più su questo libro quando l'avrò finito. Amici, oggi è il grande giorno in cui affronto il circuito di raffreddamento del motore. Alla fine ieri la giornata è andata un po' diversamente da quello che mi aspettavo, ma forse è meglio così, nel senso che è meglio che passi un po' di tempo tra quando studio l'argomento e quando poi metto in pratica le cose, in modo che la procedura mi si fissi bene nella mente. Adesso sono pronta, carica, timorosa, ma carica. Ce la faremo! Ho tutto pronto qui, acqua demineralizzata, long life coolant, imbuti, tubicino, i miei appunti, un secchio degli stracci e tanta buona volontà. Esco un po' dalla mia comfort zone qui perché la manutenzione dei motori è proprio fuori dal mio campo, che nel caso non lo sapeste è il campo del diritto, quindi nulla di manuale, di meccanico. Ed è per questo che mi approccio a questo tipo di attività, mi sono approcciata a questo caso specifico studiando, perché non sapendone niente volevo acquisire tutte le informazioni possibili per poi provare, cercare di cavarmela al meglio che potevo, ma comunque avendo già raccolto tutte le informazioni disponibili. Ho caricato tutto il liquido vecchio e controllato le valvole del tappo. In base a cosa ho studiato, queste valvole sono molto importanti perché regolano il flusso del liquido di raffreddamento tra circuito e vaschetta di raccolta. Dopo aver chiuso i rubinetti di scarico, abbiamo miscelato i liquidi e riempito il circuito. Questa è la fase più delicata del processo, in cui bisogna evitare che l'aria rimanga intrappolata nel circuito. Abbiamo riempito la vaschetta di recupero e chiuso tutti i tappi. Il lavoro è fatto, se si è fatto bene non lo so,
Spero vivamente di sì. L'unico modo per scoprirlo è mettere in moto il motore, che è anche il modo per creare la catastrofe se qualcosa è effettivamente andato storto. Speriamo che vada tutto bene, che ansia. È qui che sento veramente la responsabilità, perché non so se abbiamo fatto bene il lavoro, cioè se c'è un danno è un danno grosso. Che ansia! Vado. Suona ok. Il motore è stato in moto per un po', non ha dato nessun problema, quindi sembra che abbiamo avuto successo. Bene, sono contentissima. Problemi potrebbero emergere anche in futuro, però il fatto che non ci siano state cose strane in questo momento è già molto molto positivo. E questa cosa mi ha dato la carica, perché mi ha dimostrato effettivamente che con lo studio, l'impegno e la costanza si può arrivare dappertutto, e anche una giurista può arrivare a mettere mano ad un motore diesel marino senza fare danni. Quindi con impegno e forza di volontà si arriva dappertutto. Per me in questo caso è stato fare un po' il meccanico, ma può essere una cosa diversa per qualunque altra persona, può essere anche qualcosa di diverso per me in futuro. E la morale di questa storiella che vi ho raccontato oggi è che saper imparare aiuta tantissimo nella vita, perché è quell'abilità che ci permette veramente di fare qualunque cosa. Ora devo sistemare la barca, perché c'è veramente di tutto, tutte le cose aperte sotto coperta, e poi devo trovare un modo per smaltire correttamente il vecchio liquido di raffreddamento. Ho già chiesto in giro, dovrebbe esserci un centro a cui lo posso portare, perché se fate mai qualche lavoro di questo tipo, ricordatevi che poi gli scarti del vostro lavoro non possono essere dispersi nell'ambiente, non devono, cioè queste cose sono dannosissime per l'ambiente. Quindi adesso ci teniamo le nostre bottiglie qui in barca e nei prossimi giorni cerchiamo di smaltirle nel modo corretto. Fatemi sapere nei commenti se siete usciti dalla vostra comfort zone come ho fatto io, se intendete farlo e riguardo a che cosa. Ricordatevi che esce un video a settimana ogni domenica su questo canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.